Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa mia breve riflessione personale riguardante Pokémon Sole e Pokémon Luna. Vorrei iniziare questo piccolo video con una domanda. Siete rimasti sorpresi dai tipi dei due leggendari Solgaleo e Lunala? Dubito che serva una risposta. Non penso che vi sareste mai aspettati queste combinazioni di tipo. Voglio dire, Solgaleo, il Pokémon del Sole, la divinità di quest'ultimo, è debole al tipo fuoco? E analogamente Lunala, evocatrice della luna, della notte e quindi dell'oscurità, è debole proprio nei confronti di quest'ultima, addirittura con una debolezza per 4? Senza troppa fantasia si capisce che qualcosa non quadra, siamo di fronte ad una situazione totalmente nuova. Prendiamo come esempio il trio che assomiglia di più a questo, sia quello di Hoenn, essendo anch'esso legato a fattori meteorologici. Ci accorgiamo che Groudon, creatore della terra, è effettivamente di quel tipo, discorso analogo per Kyogre, mentre Rayquaza, che risiede nel cielo, possiede il tipo volante, oltre ovviamente al drago, date le sue sembianze. Al contrario, Solgaleo non solo è debole al fuoco, ma apparentemente non presenta nulla che lo possa ricondurre al tipo metallo, come del resto Lunala non rispecchia di certo l'idea perfetta del tipo spettro, in quanto questa tipologia di Pokémon è composta per la maggior parte da fantasmi. A mio avviso questa situazione ha i limiti di un paradosso, perché è un paradosso questa cosa, anticiperà una trama molto diversa rispetto al solito, o perlomeno un ruolo dei leggendari differente. Potrebbero essere presenti anche altre forme di questi due Pokémon, possiamo azzardare quest'ipotesi. Insomma, questa situazione mi ha personalmente gettato nella confusione più totale e sinceramente ancora non riesco a darmi una spiegazione logica a tutto ciò. Sicuramente questa spiegazione, almeno per quanto mi riguarda, verrà rivelata alle 3 del 14 giugno. Quindi, signori miei, manteniamo l'attenzione perché potremmo assistere a uno dei giochi più innovativi di sempre. Ditemi un po' cosa ne pensate di questa cosa, se credete anche voi quello che ho detto io, se potete dare altre spiegazioni. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, commentate con le vostre spiegazioni ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate ai social che trovate in descrizione e detto ciò noi ci becchiamo in un prossimo video.